Raga, prima di iniziare volevo ringraziare Spicy Girl, questa pagina Instagram di questa ragazza che ci ha fatto questo bellissimo disegno. Grazie mille. Vai, io mi metto alla mia destra, te ti metti alla tua Mia destra, destra. che così siamo al contrario. È giusto? Ok, forse. Vabbè, No. vediamo. In caso mi Aspetta. giri. In caso mi giri al contrario, Ok, prendi e mi perfetto. Sì. capovolgi. Vai, La testa in giù. ok. Dimmi quando cominciare. Ciao mamma, sono su YouTube! Cioè, in realtà sto già registrando, però. Bella, Ah, ok. Allora, uno, due, tre. tutti ragazzi, per questo mio nuovissimo video! Yes, baby, bentornati! Oggi siamo qui con. Ender Nico, ciao, ciao, ciao Raga, ragazzi. questo è l'ultimo video di hashtag Enderpunta. È un fuck, come l'ultima volta che vi è piaciuto tanto a Esatto, vi Firenze. mandiamo tutti in quel posto, ragazzi. Ah no, aspetta, quello era un altro Tutti punto in di gita a vista. Vabbè. Firenze, sì! Esatto, Paga sì. Nico, sì! No, questo no, questo no. E la prima domanda che molti di voi non l'hanno capito perché mi avete chiesto a scuola, mi avete chiesto su Instagram, anche su YouTube, che cos'è Enderpunta? Ovviamente queste domande sono prese dal tuo Instagram, dai nostri Sì, profili dai Instagram, nostri profili giusto? Instagram, sì. Molti, mi hai Ok, inviato prima anche il tuo, non so. perfetto. Ok, vai. Che cos'è Enderpunta? Ah, che cos'è Enderpunta? Ah, ok, perfetto. Allora, di Laura, aiutami anche te, però io penso Allora, praticamente che... questa è, diciamo, tra virgolette, una ship, perché sul gruppo Telegram di Nico, che se non lo seguite, aspetta, sì, è di qua, Nico, se andate a seguirlo su Telegram, che c'è molta gente simpatica, diciamo, ci hanno shippato e allora ho detto, ehi, perché non ci scambiamo i canali per una settimana? Ed è avvenuto questo, praticamente, Sì, no, questo. esatto, è tutto nato così dall'oblio, ma è venuta fuori quest'idea molto molto bella, secondo me. Divertente. Esatto. Abbiamo visto io tornare a fare gameplay e Nico fare i Esatto. guardi. Infatti, vedete tutte e due dalle prospettive entrambi i canali. Intanto, ragazzi, nei commenti hashtag Mi enderpunta raccomando, ovunque. sotto, aspetta di Eh qua, perché ogni tanto esco dalla videocamera. beh. Qua. Ok. Prossima domanda, di che colore ti faresti i capelli? Aiuto, io non le ho ancora lette le domande, questa mi ha sorpreso un attimo. Allora, che colore mi faresti i capelli? Boh, ti direi biondi, però ho paura che, già che io sono bianco di mio, col biondo, non lo so, ti dico biondi, vai. Allora poi ti fai nero. Esatto. No, io ho dovuto farmeli normali per chi non lo sapesse, perché me l'avete chiesto in molti, ho dovuto farmeli per affari, diciamo, privati miei. Ho dovuto ritingermeli normali, ma sono tinti questi qua. Sarebbe del mio colore naturale, ma tinti comunque. E se dovessi ricolorarli, spero di rifarli azzurri. Secondo me sto bene anche con l'arancione, non ho mai provato, ma con Photoshop sembrerebbe di sì. Quindi o azzurri o arancione. Dovrei provarmi a farmi biondo su Photoshop, Tanto quando ti effettivamente. decolorano ti diventi biondo platino, quindi. Effettivamente. Prossima domanda che Ok. potrebbe essere il titolo del video. Hai mai Oddio. fatto se... Beep, so. Vedi, professore YouTube, non serve neanche mettere le censure in editing. Aiuto, aiuto. Beh, risposta tranquilla, semplice. No, raghi, sono verginello. Risposta semplice, andatevi a vedere il video dell'altra volta. Vai, che così faccio le visual. Ok, prossimo video. Aspetta, il prossimo video. Si sforna video ogni giorno qua. Ah, Bitches. sì. Perché hai iniziato YouTube? Prego. Oddio, vado io? Sì, Allora, prego, perché hai prego. iniziato YouTube? La faccio semplice, non c'avevo un caspita da fare. Che poi i suoi Semplicemente. video. Lui era molto più piccolo di me quando è iniziato. È Che noia. carinissimo. È Ah, guarda. carinissimo. Sono bellissimi quei video. Quasi Sono. quanto... Beh, i capelli facevano schifo prima, fa schifo anche adesso, in modo diverso, però stiamo scalando in positivo, perlomeno. Perché ho iniziato Vai. YouTube? Perché nel periodo degli esami non sapevo cosa fare. So che fa. No, so che fa ridere, perché negli esami di terza media uno dice che cazzo fai, studi, no? E io non sapevo che cazzo fare. C'era il computer di mia mamma nuovo, allora ho detto, ehi, proviamo un po' a cazzeggiare. E ho iniziato a fare video. C'è chi fa i PowerPoint per l'esame e Io chi non ho fa i video studiato su niente YouTube. per la terza media, sono uscito con l'otto. Grande, Uscito con grande. l'otto, ho studiato, no, forse storia dell'arte ho studiato, che non me l'ha neanche chiesta, quindi. Anch'io, perfetto. Vai. Come vi siete conosciuti? Logo qua, Multicore Network, sotto in descrizione. Esatto, Multicore Network, la Multicore è una community che ci ospita ormai da tantissimo tempo e la Warcraft 1 è stata la serie che ci ha permesso Di di farci conoscerci meglio. conoscere. Esatto, anzi, assolutamente. Pian pianino siamo diventati amici e
Hashtag underpunto. Sei d'accordo? Su ogni cosa. Ah! Taglia, taglia, Ah ah. taglia, taglia. Dan, simpaticissimo. Nico, cosa fa un terrorista nei campi? Semina Porca. Oh. il panico. Prossima! Aiuto. Guarda mamma Aiuto. come Dan! Lanciamo tutti un Ender per nel vuoto. Ciao, Sì, ciao mamma! Ender. Ciao Bene. mamma! Adesso vedi chi mi risponde. Ciao. Adesso vedi chi mi risponde. Sì, e non Perimeter. evado mi ammazza. Eh? Perimeter. Perimeteo. Andate a vedere i video di Dark Shulker. Ok. Come va su Ciao. Twitch? Io non faccio Twitch, cioè, mi piacerebbe, però non c'ho internet di merda. No, io tutto a posto, adesso devo ricominciare pian pianino. Ormai ho detto solo pian pianino in questo video. Però devo ricominciare, però tutto a posto, va bene, su Twitch. Trovo bene. Ciao YouTube. Sei fidanzato? No. No. Scopa amiche e via. Nico, farai mai TikTok? Non ho mai provato. Cioè, allora, anni fa avevo questo piccolo aneddoto. Avevo provato a fare un musical, lì si chiamavano così ai Sì. tempi, con tanti auguri di Raffaella Carrà. Solo che era venuta una roba orribile e quindi ho cancellato musical. Raga, facciamo così. 25 like e Nico aprirà un profilo TikTok. Non l'ho lasciato il like, ragazzi. Raga, 25 like che non ci siamo arrivati neanche con i video di Underpunta e Nico farà un profilo TikTok. Aiuto. Vai, A cosa ok. sei allergico? Ai pioppi. I pioppi sono la cosa peggiore della vita. Voi se siete allergici ai pioppi siete sfigati. Io sono sfigato, mi dispiace. Lo dico Allora, proprio così. questa è una cosa. Quello che sono allergico io è una cosa un po' strana, tanto strana, perché io posso mangiare di tutto, fare di tutto. Cioè, io sono allergico a una sola cosa, e questa cosa vi farà ridere. La luce del sole. Ma in che senso? Io ho gli occhi molto chiari. Anch'io. No, aspetta! Non in quel senso, ma io Ok. sono proprio. Però me l'ha detto il dottore. Io ho gli occhi molto chiari, Ah. infatti vedete che sono proprio azzurri azzurri. Magari sono un po' rossi perché sto spesso al computer. Oggi tra l'altro sono abbronzato, sono stato fuori tutto il giorno. Se io sto tanto tempo sotto il sole senza mettermi gli occhiali da sole, gli occhi mi diventano tutti rossi, proprio un po' anche in sto caso, perché appunto oggi è stato fuori tutto il sole in bici. E proprio io quando vado al mare, se non ho gli occhiali sono fottuto perché gli occhi mi diventano tutti rossi e poi mi sta male gli occhi, appunto, cioè mi fa male gli occhi. E questo me l'ha proprio detto il dottore, è un'allergia alla luce del sole. Ma non è. Particolare come Sì, infatti, è una cosa. cosa un po' strana, però è così. Beh, non posso farci niente. Dove ti sei perso l'ultima volta? No, Accesenatico. dai, io sinceramente ho un buon senso dell'orientamento, difficilmente mi perdo. Anche quando faccio una strada una volta sola, mi ricordo sempre come tornare indietro. Io mi perdo su Minecraft, No, vabbè, là parliamone. anch'io. Però, vabbè, allora dico Milano, anche se non è vero, perché era per fare il titolo clickbait, però a Milano possiamo dire. Cosa No, vabbè, al tanto comunque. supermercato? Cosa vuoi che ti dica? Giocare a nascondino. Comunque, ragazzi, rispondete anche voi qua sotto nei commenti alle domande che vengono fatte. Quindi, dai, andiamo. Hai mai Vai. Così. limonato? Andatevi a vedere il video di Ender Nico dove c'era questa domanda nell'intervista doppia. Sì. Ah, seriamente? Ah, non me lo ricordavo. Ok. Vai. Cosa migliore fatta quest'anno? Cosa migliore fatta Sono quest'anno? successe molte cose belle quest'anno, anche brutte. Eh già. Wither Lasagna. Io ti La mia direi. canzone. Esatto, io. Bella quella. Io ti direi. Il Cartoon Mix. No, il Non ho mai Bello. azzeccato il nome. Aspetta. Il Cartoon Mix. Ok, ce l'ho Cartoon fatta. Mix. How are Voglio 30 you? like solo per questo, ma non li lasciate meno. Più di 25 perché sennò devo iniziare una carriera da TikToker e anche no. Però comunque, dicevo, il Cartoon Mix penso, con la Multicore, famiglia Cosa nucleare. ti ha lasciato la Warcraft 1? Beh, Sta sicuramente dei bella. rapporti fantastici. Sì. No, allora, diciamo che con la Warcraft 1
mi ha fatto, diciamo, magari prima venivo qua e conoscevo solamente le persone così tanto per, ma non le conoscevo veramente. Mi ha fatto capire come sono veramente alcune persone che magari io non me l'aspettavo, magari conoscendole così semplicemente parlandoci, ma giocandoci insieme magari le ho conosciute un po' di più e ho capito chi è finto, tra virgolette, e chi ci tiene davvero. Sì, no, ma cioè, a me personalmente la Warcraft, al di là della serie, al di là di YouTube e tutto quello che vuoi, mi ha lasciato delle esperienze dentro a livello personale che mi hanno cresciuto, cioè non sarei così senza Warcraft, probabilmente. Probabilmente. Sì, perché alla fine siamo un gruppo di amici, quindi. Sì. Ah, ma aspetta, ma le domande doveva dirle Maruko. Va bene, dico io. Ciao, Maru. Ciao Maru, meno lavoro per te. Qual è la tua paura più grande? Ragni e altezza. Se dovrei decidere. Allora, i ragni mi fanno schifo. Ok. Parliamoci chiaro, quelli A grossi, me da però non se piccolo li mi piaceva vedo. staccargli le zampe. Io da piccolo li prendevo e gli staccavo Ok. le zampe. No, io a pensarci me lo schifo. Però comunque, i ragni grossi non se ne vedono spesso alla fin fine. Quindi direi l'altezza perché io, cioè, per dire, montagne russe, sta roba qua, ansia No, a assurda, me e mi piace vogliono portare a tantissimo. Gardaland A me quest'estate, piace quindi. tantissimo. Nico, stare a testa in giù sulle montagne russe, sai che figata. E beh, figo la gente sotto le montagne russe che riceve una bella pioggia di. Vabbè, No, Dio. io ho paura di trovarmi da solo. No, vabbè, anche in compagnia, ma in un punto, tipo al mare o in oceano dove non tocco. Perché io, ok, non so stare a galla. Cioè, so nuotare ma non so stare a galla. E sta roba è un po' strana. Però no, non riesco io. Cioè, mi dà il terrore. Quando sto in acqua da solo tanto tempo ho il terrore. E quindi questa è la mia paura, diciamo, più grande. Da piccolo il buio. Ok. Ok. Qua hai mai mangiato un piccione? Avevo letto un piccone. Dico, un piccone, ma che cazzo. Piccio, sai che non lo so, la fanno anche la carne di piccione, però In teoria no. sì, però non l'ho mai mangiata, boh, non mi No. ispira. Poveri piccioni, sono lì che camminano, mangiano, camminano e mangiano e basta, boh, cioè, li lascio lì, cioè, Gli lanci i poveri piccioni. semi. Hashtag team piccioni. Zè. Cosa ne pensi dell'amicizia? Quei domandoni qua difficili di psicologia che Sì. devo studiarmi quest'estate. Bravo. Yeah! Dio, l'amicizia per me è fondamentale. Probabilmente senza gli amici e le persone che ho vicino, oltre che non sarei me stesso, probabilmente, cioè, nulla, cioè, io non esisterei, ecco, vivo di amicizia, per fortuna. È giusto, per me la cosa invece è la cosa più importante perché, vabbè, diciamo, lasciamo stare la roba là dell'amore, però in senso l'amicizia è la cosa più importante secondo me perché l'essere umano è un animale socievole e non può stare da solo, ha bisogno per forza degli amici e. Minchia Darwin. Vedi, Scusa, mi è uscita. sono studiato, figa, tech, FedeCloud, dov'è qua, che il Beh. milanese qua. Vabbè, ho detto quello che Risotto. pensavo, non ho sparato cazzate. Ciao Maru, ti voglio Oh, è bene. vero. È vero, Prossima volta con Maru e tutte cazzate. No, dai, sto scherzando. Povero Maru, ti voglio bene, Maru. No. Allora, prossima domanda. Come sei andato a scuola quest'anno? io personalmente abbastanza bene, cioè allora, tipo in questo momento penso stiano facendo i consigli di classe per decidere se darmi il debito in matematica o meno, perché ho 5.8, ma del resto 7,7666. Però sono in prima superiore, parliamoci chiaro. Sì, dai, anche a me, tutto bene, dai, qualche 6, qualche 7, qualche 3, qualche 4. Prossima domanda. Andiamo avanti, ok. Meglio, Lore o Nico? Ender Nico tutta Nico, la vita. grande, ti dico. Vedi come si superano le domande difficili. Vai. Qual è la serie migliore a cui hai partecipato? La Tanta, Warcraft la 1, mi sa. Warcraft 1, se, anche se la maglietta porta sfiga, però. Allora, io ho quella maglia da suo. Non so se l'ho mai detto in un video. O piccolo aneddoto. Quella maglia la porta una sfiga che non avete un'idea. Se tipo avete un'interrogazione, non indossate quella maglia. Se dovete prendere un treno, lo dico per esperienza personale, non indossate quella maglia. Mai proprio. Cosa ti ha lasciato l'esperienza della Multicore? Tanto. Non saprei, cioè. Eh beh, cioè, alla fine è tanto.
Sono noioso, ho detto per tutte le domande, ma senza mutico non sarei io, cioè, nel senso. Aspetta, no, per cambiare, tantissimo amore, tante amicizie. Sto Esatto. aspettando la risata di Nico. Quello è No. quello. Dai. No, cioè, come ho detto anche nell'intervista dopo, è stata un'esperienza bellissima, perché io ho iniziato che ero molto piccolo YouTube. E magari pensavo solo agli iscritti e alle views, però quando ho capito cos'è una community, veramente non tornerei indietro, insomma, per Sì, la no, gente che ho quello conosciuto. assolutamente. Bene, Quello è vero. domande finite. Andate a seguirci sui profili Instagram, hashtag ender.a nei commenti. Seguitemi su TikTok e lasciate like, così apre TikTok anche lui. No, no. Stavo facendo i gestini qua sotto per dire andate sotto a lasciare like, ma poi mi sono Tipo messo le tette dislike, tutti su perché... dislike. Esatto. E niente ragazzi, iscrivetevi anche al suo canale che troverete in descrizione come tutti gli altri membri della Multicore. Anche al canale della Multicore che sta facendo video ultimamente veramente carini, quindi andatevi a vedere. Lasciate like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao ragazzi, alla prossima!